Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo set per matrimonio. Io adesso l'ho pensato per matrimonio, ma le carte secondo me si prestano a realizzare un set per qualsiasi altro tipo di cerimonia. Non a caso appunto l'ho chiamato cerimonia come kit, proprio perché a seconda poi degli abbellimenti, dei particolari che uno può utilizzare, secondo me va benissimo sia per realizzare dei particolari per delle comunioni che dei battesimi o quello che o dei compleanni, quello che vi viene in mente. Allora, praticamente ho realizzato una card, ve la faccio vedere nel particolare. Quindi questo praticamente sarebbe un invito. Poi ho realizzato una scatoletta porta confetti, porta bomboniera o segnaposto o tutto quello che vi viene in mente in questo modo. E poi ho realizzato anche questo contenitorino che potrebbe essere un contenitorino appunto sempre segnaposto, se all'interno mettete un nome, oppure potrebbe essere un contenitore per esempio per il riso, quando si lancia il riso agli sposi. Diciamo che boh, è un po' a libera interpretazione, comunque un contenitore semplicissimo che vi farò vedere come fare, dove ho utilizzato il mio kit. E dunque, queste sono carte che ho stampato su carta da 200 grammi. Come vi dico sempre, allora, la carta si può stampare su varie grammature di carta a seconda di quello che necessita. Tipo, per fare anche la base della carta si potrebbe utilizzare una carta un pochino più sottile. Però in questo caso io ho utilizzato carta da 200 grammi. Una cosa importantissima è la carta che utilizzate per stampare la scatoletta, perché questa carta deve essere almeno da 200 grammi, altrimenti la scatola non ha una consistenza giusta, rimarrebbe troppo sottile e quindi è meglio utilizzare una carta più spessa. Penso di avervi dato tutti, insomma, dei particolari, poi man mano che realizzerò le varie parti vi dirò altre cose e quindi non ci resta nient'altro che vedere come realizzare i vari particolari. Per realizzare la card ho utilizzato questi due fogli del mio kit digitale. E dunque, nello specifico, vabbè, gli abbellimenti che poi vi farò vedere come utilizzo e questo foglio, quindi quello con i fiori, le farfalle, la chiave in versione verticale per ricoprire la mia card. Io ho già tagliato un pezzo per fare più in fretta, però il foglio è questo. Quindi, come prima cosa, allora, questa sarà la base della mia card. Dopodiché ho ritagliato con la forbice tutti i fiori sul rosa, qualche foglia e tutte le farfalle. E, vi faccio, non sto a tagliarle con voi per non perdere tempo, ma vi faccio vedere esattamente già il tutto ritagliato. Ok? Questi sono i particolari. Adesso vi faccio vedere come realizzerò sia il fiore che le farfalle da inserire sulla card. Allora, per quanto riguarda il fiore, facciamo così: prendiamo due fiori grandi e due fiori piccoli. Così, in questo modo, poi vado a piegare così e a stropicciare il più possibile proprio il mio fiore, quindi faccio un lavoro di questo tipo. Sia i grandi che i piccoli. È un'operazione molto semplice e molto veloce. Questo perché voglio dare un effetto un po' più stropicciato e un po' più shabby ai miei fiori. Fatto questo lavoro qui, praticamente non devo fare nient'altro che aprire il mio fiore, che vedete rimane tutto stropicciato così, e ne vado a sovrapporre quattro, i due grandi e sopra i due piccoli. Se volete potete anche bagnarli leggermente, ma io sinceramente non li bagno perché già così viene l'effetto che mi interessa. Ok,
Ok, adesso con la colla vado ad incollare i due grandi in questo modo qui, li sovrappongo, li incollo solo al centro e i due piccoli. Quindi una e quindi due. Ok. In questo modo vedete già l'effetto che volevo realizzare. Dopodiché non mi resta nient'altro da fare che andare ad inserire al centro del mio fiore un bello strass come questo per finire di decorarlo. Allora, per incollare questo particolare voglio usare la Glossy Gel di Stamperia. Se trovo il link ve lo lascio in descrizione su Amazon. E la Glossy Gel, che è una pasta per fare qualsiasi cosa, insomma, si può usare sugli stencil, si può usare per fare diverse lavorazioni, si può colorare, ma io la utilizzo tantissimo anche per incollare dei particolari pesanti di metallo, perché una volta asciutta praticamente incolla qualsiasi cosa. Quindi io metto appena appena un po' di pasta qui sul mio fiore, sul mio bottoncino, su questo fiore di strass, e lo vado ad incollare al centro del mio fiore, in questo modo qui. Una volta asciutta la pasta non si muove più. Tra l'altro la pasta una volta asciutta diventa perfettamente trasparente e quindi praticamente io ho l'effetto sperato senza possibilità che il mio particolare centrale si stacchi. Guardate che bello. Quindi questo è il fiore, io ne ho già realizzati altri, ne ho già realizzato un altro come quello che vi ho fatto vedere, e invece questo che ho realizzato facendo la stessissima cosa che vi ho fatto vedere prima, ma semplicemente utilizzando solo due fiori piccolini, quindi stropicciati, incollati e inserito il mio strass al centro. Allora, fatto questo, invece vi voglio far vedere come realizzare le farfalle tridimensionali. Io ne ho già fatte due, ve le faccio vedere. Vedete che praticamente sono tre farfalle sovrapposte con poi gli strass al centro. Guardate che bello l'effetto che rimane. Allora, io ne realizzo una, vi faccio vedere come ho fatto. Allora, io ho ritagliato, perché vale esattamente per tutti e due i tipi di farfalla. Allora, ho ritagliato le farfalle che trovate sul foglio e sono di tre dimensioni diverse. Vedete che ce ne sono tre dimensioni di un tipo e tre dimensioni dell'altro. Le andiamo ad utilizzare tutte e tre, però cosa faccio? Allora, la farfalla grande, quindi questa la lascio intera, mentre nelle altre due vado a ritagliare la parte della testa della farfalla in questo modo, perché tanto mi basta quella che ho sulla farfalla grande di base, quindi vado a ritagliare sia su una che sull'altra questo particolare. Adesso vado a piegare in modo da dare un po' di forma alle mie ali. Allora, io utilizzo questo strumento. Anche di questo vi lascio, se lo trovo, il link, devo cercarlo perché l'ho comprato parecchio tempo fa, che è uno strumento che serve proprio per dare la forma alla carta, per fare anche dei fiori grossi, dei fiori grandi, qualsiasi cosa che vogliate. In qualsiasi caso, se non avete questo strumento, potete tranquillamente utilizzarlo stuzzicadente, piuttosto che una matita, piuttosto che quello che vi viene comodo, come dico sempre. Però niente, questo strumento si fa molto in fretta e la piegatura viene molto bella. Ma non vi preoccupate, potete usare qualsiasi cosa. Di come vi dico sempre, non fermatevi davanti al fatto che non avete a disposizione tutto il materiale che ho io, perché non è assolutamente necessario. Basta ingegnarsi un attimino,
e si può comunque realizzare tutto. Poi vedete, vado a chiudere un po' le ali in modo da tenere solo la parte centrale bassa. Quindi faccio lo stesso lavoro su tutti e tre, così, in questo modo qui, e vado a chiudere. Adesso non mi resta nient'altro che andare ad incollare solo nella parte centrale, in questo modo, le mie tre farfalle. Quindi ne metterò prima una, quella media, chiaramente. E poi vado a mettere l'ultima, la più piccola. Così mi vado ad aiutare con questo attrezzo qua, del centro. E vedete che abbiamo realizzato la farfalla tridimensionale. Adesso non mi resta da fare nient'altro che abbellirla. Per fare questo, allora, ecco questo, adesso vi voglio far vedere un attrezzo che, sì, questo sì, che è una cosa che io uso moltissimo ed è veramente, veramente comodissima. Allora, questo è un attrezzo che praticamente ha una punta che è appiccicaticcia, ma appena appena, con la colla, che vi permette di tirare su gli strass, le cose molto, molto piccole, che diversamente diventano veramente difficili da prendere. Adesso io vi faccio vedere. Qui ho degli strass, vedete? Questi sono piccolini. Anche questi, se vi trovo il link di Amazon, ve li metto. Sono quelli che si usano anche da incollare con quell'attrezzo che scalda. Insomma, ci sono vari tipi di strass. Comunque, questi sono tra l'altro economici, ce ne sono tantissimi e si prestano benissimo. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' di colla su tutta la mia farfalla, su tutto il bordo, così. E con questo attrezzo io vado semplicemente a toccare il mio strass e lui rimane appiccicato. Appena lo poso, è talmente debole la colla che subito riesco a rilasciarlo. Quindi lo appoggio. Vado a mettere i miei strass, quindi diventa un'operazione veramente veloce questa, cosa che invece se non avete questo strumento, beh, diventa un po' più lunga, perché ci vogliono delle pinzettine, insomma, tutta una serie di cose. Invece così si fa veramente in fretta. Poi, comunque, dall'altro lato vedete che ha questa base piatta, non so se riesco a farvela vedere bene, che praticamente vi serve, una volta piazzati gli strass, molto velocemente per spostarli, per centrarli, per metterli come volete se non sono perfettamente dritti. Quindi vedete che questa operazione, che potrebbe sembrare un'operazione lunga, diventa velocissima, e quindi immaginate con gli strass che fanno subito tutto più bello, cosa non potete fare. Vedete che la farfalla è pronta. Quindi la mettiamo insieme alle altre che ho già realizzato. Qui ci sono delle foglioline che magari utilizzerò, adesso vediamo. E andiamo a decorare la card. Allora, anzitutto andiamo. Allora, volevo subito decidere dove mettere del pizzo. Io volevo mettere un pezzettino di pizzo in sotto, ma lo mettiamo dopo. Allora, cosa voglio fare? Voglio andare a mettere le farfalle praticamente in corrispondenza delle farfalle che ho qui sul mio disegno, quindi una qui e una qui, in questo modo. Per cui, come prima cosa, vado ad incollare sempre al centro, in modo che la farfalla rimanga, le ali della farfalla rimangano libere, che sono più belle. Vado ad incollare le due farfalle, così. Perfetto. In questo modo qui. Ora, visto che è una card che ho deciso così di fare un set per un matrimonio,
Ma non escluso, come vi dicevo, che cambiando i particolari diventa poi subito, va bene, può andare bene per battesimi, per comunioni, quello che preferite. Ho praticamente stampato i nomi su un cartoncino bianco e ho usato un cartoncino argentato, vedete, così lucido da mettere sotto. Per cui adesso vado ad incollare la mia scritta sul cartoncino, quindi utilizzo la colla per la carta, che va benissimo. Così, ok, e vado ad incollare così, ok, quindi ho il mio cartoncino, vedete, con i bordini che luccicano, li ho lasciati appena appena più grandi così rimane più fine. Ora pensavo di mettere questo qui al centro in prossimità della farfalla e il pizzettino sotto. Allora vado subito ad incollare questo, direi così. Quindi lo mettiamo lì. Chiaramente questo è solo, come dico sempre, uno spunto, poi pensate quante cose si possono fare con un po' di fantasia, ognuno la può realizzare come meglio crede. Quindi vado a mettere questa così, centriamola, mettiamola anche dritta perché sennò è brutta, perfetto. E adesso voglio andare a mettere anche del pizzo tipo qui, perché qua voglio mettere due fiori che potrebbero essere questi messi così. Quindi a questa altezza voglio andare a mettere il pizzo. Lo blocco con del biadesivo. Allora, un attimo perché non l'ho preparato, per cui facciamo così. Allora, tagliamo del biadesivo le forbici, dove sono? Quindi taglio due pezzi di biadesivo, ok, e vado ad incollare qui il mio pizzo, per cui vado ad incollare qui, ok, e con l'altro pezzo di biadesivo vado ad incollare qui così, ok, perfetto. Così. Ora, prima di andare ad attaccare i miei fiori, quasi quasi vado ad attaccare tutta la card, così non rischio di spostarla poi dopo. Per cui metto la colla, stacco anche il biadesivo, visto che l'ho messo, lo utilizzo, così fa ancora in più da fermo. Ok. E vado ad incollare la mia card qui. Ho lasciato anche qua, vedete, un pochino di bordo che è più bello. Quindi andiamo ad incollare bene. Aiuto, perdo sempre i pezzi, eccolo qua. Perdo sempre i pezzi, ma ci sta. Ok, attacchiamo bene. Ok, benissimo. E adesso non ci resta che andare a incollare i fiori che volevo mettere in questo modo qui, così, tipo, uno dentro l'altro. Allora, partiamo da questo, mettiamo un bel po' di colla qui. Incolliamo il secondo, lo vado proprio, vedete, a mettere, voglio un po' metterlo dentro, quindi lo mettiamo così, eccoci, uno così dentro l'altro, poi quando sono asciutti posso andare a risistemare questo, anzi lo posso già fare subito, così, ok, e
adesso ho creato un fiocchettino semplicemente con del pizzo bianco che vado a mettere qui, per esempio. Direi di sì. Quindi mettiamo un po' di colla anche qua. Andiamo, ups, a pizzicarlo qua in mezzo. Adesso dobbiamo solo aspettare un attimo che faccia presa, che si asciughi un pochino. Nel frattempo taglio appena appena ancora un po' più corti questi, così i due lembi qua che non escano troppo fuori. E aspettiamo che asciughi, però vi posso già far vedere l'effetto, perché tanto, anche se deve ancora asciugare, però l'effetto sberluccicoso direi mi sembra semplice ma elegante. Non so cosa ne pensate voi, lasciatemelo scritto nei commenti. Per un invito, mi sembra bellissimo. Per realizzare la scatoletta portaconfetti, bomboniera, quello che volete, utilizzo questo foglio con la scatoletta rosa decorata. E, vi faccio vedere come realizzare la scatoletta in maniera molto semplice, perché praticamente la scatoletta è già pronta, bisogna solo avere alcuni accorgimenti. Allora, vedete che sul foglio ci sono delle linee di tratteggio. Praticamente queste linee di tratteggio servono per creare i pieghi della scatola. Quindi è importantissimo, prima di tagliare la forma della scatola, utilizzare le linee tratteggiate per fare i pieghi. Questo perché non ho chiaramente potuto fare il segno all'interno del disegno, altrimenti rovinavo la bellezza della scatola, quindi ho dovuto farli solo all'esterno. Questo è il motivo per cui bisogna fare i pieghi prima di tagliare. Quindi dobbiamo semplicemente andare a fare il piego in prossimità delle linee. Allora utilizzo questo perché ha la punta più sottile, quello che utilizzo per schiacciare la mia carta. Voi, se non ce l'avete, potete utilizzare un altro attrezzo. Comunque, dobbiamo andare a fare tutti i pieghi. Quindi, facciamo tutti i pieghi che dicono i miei segni. Praticamente, in questo verso, non è il caso di fare il piego su tutto perché andrà tagliato, ma praticamente il segno che c'è in questa parte verticale mi serve per realizzare il piego nella parte centrale della scatola, quindi vado a farlo sia da una parte che dall'altra. Questa è un'operazione che va fatta in maniera precisa. Io adesso spero di farla precisa perché non voglio mettere la testa sul foglio perché altrimenti non vedete più, ma spero di andare dritta in questo modo qui. Perché, come vi dico sempre, nonostante gli occhiali da vicino, non è che ci veda poi così benissimo, e quindi ogni tanto rischio di fare qualche stupidaggine. Allora, fatti questi, ne mancano ancora due, che sono questi pieghi qua. Andiamo a fare tutto il piego, così e così. Ok, a questo punto abbiamo tutti i pieghi segnati per chiudere la nostra scatolina, quindi possiamo andare a ritagliare. Ho ritagliato la scatoletta e anche uno dei quattro cuoricini che c'erano insieme alla scatola. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare i pieghi che abbiamo segnato. Questa è un'operazione che va fatta in maniera molto precisa perché praticamente ne va della riuscita della
della scatoletta, perché se voi piegate male, piegate in maniera storta o cose di questo tipo, poi non, la scatoletta non viene perfetta. Quindi è importante fare questo lavoro con calma, ma controllando appunto che i pieghi siano dritti, che siano da uno spigolo all'altro. Tanto avete anche di riferimento le linee oblique delle alette che vanno richiuse, quindi è anche facile verificare appunto che state piegando bene. Adesso andiamo a fare i pieghi qui in tutte le parti esterne, così, di qua, di qua, così. E ancora i due pieghi così. Perfetto, una. Due. E tre. Questa. Piccolina. Qui, che sarà la chiusura della nostra scatola. Quindi, ops, ecco, vedete, sono stata troppo veloce a piegarla. Ecco, così è giusta. Perfetto. Una volta fatti tutti i pieghi, non ci resta che andare semplicemente a incollare la nostra scatoletta. Quindi, cosa facciamo? Allora, cominciamo dove volete, non c'è nessun problema. Utilizzo semplicemente questa colla per la carta e andiamo a metterla qui sulle alette. Cominciamo dalla parte posteriore, quindi andiamo a mettere la colla su tutte e due le alette e praticamente andiamo così ad unire perfettamente gli spigoli, sia da una parte che dall'altra. Lo fate prima così semplicemente con le mani e poi io mi aiuto con questo in modo da andare a schiacciare bene i due lembi in modo che aderiscano perfettamente e non si spostino più. Dopodiché vado a fare la stessa cosa da questo lato, quindi metto la mia colla sempre sul lembo, così la mettete bene dappertutto sulla parte che deve incollare e non andate a sporcare la scatoletta in altri posti, così. E vado anche di qua a far aderire perfettamente allineata l'altra parte della scatoletta. Schiaccio leggermente da tutte e due le parti, così faccio aderire e poi sempre con il mio attrezzo vado a schiacciare bene, incollare perfettamente i lembi all'interno. Non so se si vede, però. Dopodiché io ho fatto in modo che la scatoletta avesse, vedete, i due lembi laterali, così, perché rimane più finita, rimane chiusa. E nello stesso tempo che avesse anche praticamente il lembo sul davanti, adesso l'ho piegato troppo, così il lembo sul davanti per rimanere chiusa, e questo permette sia di rimanere chiusa, di far rimanere chiusa la scatoletta, ma gli dà subito la forma, vedete, dritta. In questo modo la scatoletta rimane comunque chiusa da sola, non ci sarebbe bisogno neanche di un nastrino, basterebbe incollare anche una cosa qui sul centro e siamo a posto. Però io la voglio rendere ancora più carina, quindi considerate che avete una scatoletta finita che non ha più bisogno di nulla. Voglio andare a mettere un nastrino intorno alla mia scatoletta, così anche per coerenza e per abbinamento chiaramente alla mia card, quindi utilizzo lo stesso pizzo, direi. Una volta fatto il fiocco, vado a tagliare anche dall'altro lato il mio lembo, così. Quindi vedete che la scatolina già è più bella, ma io voglio ulteriormente abbellirla con
la farfalla che così richiama sempre la mia card. Quindi vado ad incollare la mia farfalla qui. La mettiamo qui così. E poi voglio fare ancora una cosa. Allora, ho ritagliato il cuoricino, dove l'ho messo? Eccolo qua. Ho ritagliato questo cuoricino e io cosa vado a fare? Lo voglio andare ad attaccare qui al lembo del fiocchetto. Quindi cosa vado a fare? Prendo il mio punteruolo e vado a fare un foro qui al centro, un pochino più in basso, in questo modo qui. Perfetto. Adesso senza bucarmi le dita, magari, ecco, senza bucarmi le dita col punteruolo vado ad allargare il buchino, ok? E ora prendo uno delle mie graffettine che sono molto carine, che io utilizzo molto questi vanno bene anche per fermare dei particolari sugli album, sui junk journal, sono molto molto belli. Vado ad inserire la graffettina qui dentro il foro che ho fatto, in questo modo, e vado a legarlo al mio nastrino, così. In questo modo ho fermato anche il mio cuore legandolo al fiocco. Direi che anche la scatoletta è terminata. Per fare il contenitore per il riso, utilizzo questo foglio del kit digitale rosa senza nessuna decorazione. Vado a tagliare un particolare, indifferente dove, quindi taglio un 20x20, quindi taglio un quadrato 20 20, così, e vado a fare questo lavoro. Vado a piegare perfettamente a metà il mio quadrato, in questo modo, con la parte decorata sull'esterno, così. Adesso cosa faccio? Vado a piegare da un lato questo spigolo in modo da lasciare una linea perfettamente dritta, semplice, una linea perfettamente dritta qui, fino ad arrivare più o meno sul lato opposto del mio foglio. Schiacciamo bene quando facciamo questa operazione, così la carta rimane ben piatta, perché altrimenti poi vi si solleva. Idem vado a fare dall'altro lato. Quindi vado in questo modo qui a piegare carta. Quindi vedete che ci troviamo in questa situazione qui. Vi faccio rivedere velocemente. Abbiamo piegato a metà il nostro quadrato e poi abbiamo fatto questo lavoro qua. Quindi a questo punto prendo uno dei due lembi e lo vado a piegare così. In questo modo abbiamo creato, vedete, un contenitore. Ora, la parte del retro è decorata perché c'è la mia carta. Sul davanti vado ad incollare un particolare
che tra l'altro il particolare che mi è avanzato dalla realizzazione della card, quindi non ho sprecato niente, era il fondo del foglio. Per cui cosa faccio? Vado a mettere della colla su tutta questa parte qui, così. La metto anche un po' sotto, così incollo particolari. Ok. E vado ad incollare il mio pezzo qua sopra, così lo centro bene in questo modo. Adesso non devo fare altro che ritagliarlo qui sul bordo da tutte e due le parti. Ok. Così abbiamo il nostro contenitore decorato. Ora, se vogliamo abbellirlo ulteriormente, andiamo a mettere qui in basso il mio fiorellino. Così. Mettiamo anche una fogliolina. Ok. Qui, per esempio, così. Ok. E possiamo anche andare ad incollare una farfallina qui. Vediamo modo. E anche il nostro contenitore per il riso è pronto. Uguale a tutto il set. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuta questa idea così un po', non ho, un po' diversa per utilizzare questo mio kit, ma visto quanto, insomma, visto che è molto romantico, mi sembrava bello fare una cosa di questo tipo che va bene sia da matrimonio che da qualsiasi altra, perché per qualsiasi altra cerimonia, che non a caso è il nome che ho dato al mio kit, proprio perché secondo me si presta bene a lavorazioni di questo tipo. Ciò non toglie che si può benissimo utilizzare sia per gli album che per i junk, come tutte le altre mie carte. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Lasciatemi dei commenti, così saprò se anche questo video vi è piaciuto. E come dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un abbraccio forte e a presto. Ciao ciao!